La sentenza resa dalla Corte d'Appello dell'Aquila in relazione alla morte di 7 tra studentesse e studenti la notte del 6 aprile mi ha lasciata veramente sgomenta. Non ho mai commentato una sentenza prima di aver letto le motivazioni. Questa volta sento di voler esprimere un parere, non tecnico, ma un parere da cittadina. Quei ragazzi sono morti perché avevano deciso di restare all'Aquila, avevano deciso di fidarsi di tutto quello che era stato detto, avevano deciso di restare per portare avanti le loro vite. Non avrebbero mai immaginato che potessero morire. Leggere che le loro condotte sono contrassegnate da non cautela e che sono stati loro in qualche modo a concorrere nella loro morte è qualcosa che a livello proprio morale, etico, prima ancora che giuridico, civile e sociale, lascia inorriditi. Questi ragazzi non possono essere uccisi di nuovo, è stato pagato un prezzo altissimo in questa città, 55 tra studenti e studentesse universitarie sono morti quella notte. Smettiamola di continuare ad ucciderli ed invito la città ad una mobilitazione forte, a scendere in piazza, perché non si può stabilire questo in un paese costellato da terremoti, frane, alluvioni, perché mi chiedo allora, i prossimi morti, quando ci saranno, dovranno ricordarsi prima di morire di adottare comportamenti cauti?